Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati ancora una volta su Tarkov. Allora ragazzi, in questo caso non farò un gameplay o altro, ma una piccola guida. Alcuni ancora, per chi è alle prime armi, si starà chiedendo, oddio, mi sta venendo un rutto, perdonatemi, l'acqua frizzante non mi fa tanto bene. Stavo per dire, una piccola guida per chi è alle prime armi. In questo gioco, ragazzi, come vi avevo accennato nell'episodio precedente, possiamo modificare le armi. Come si fa? Allora, per poterlo fare, innanzitutto, ragazzi, nel nostro nascondiglio, proprio qui, dovremo avere obbligatoriamente il banco da lavoro almeno a livello 1. All'inizio non ce lo avremo a livello 1, lo dobbiamo craftare, quindi lo dobbiamo costruire. Per farlo dobbiamo trovare in raid viti, bulloni, componenti che il nostro personaggio potrà utilizzare per creare questo qui, il banco da lavoro. Banco da lavoro che ci fa creare munizioni, motori, polvere da sparo, armi addirittura, degli AK e così via. Bisognerà averlo almeno a livello 1. Quindi all'inizio del gioco vi consiglio di andare in nascondiglio. Ovviamente potete anche impostarvi la lingua, io l'ho impostata in italiano solo per capirci meglio qualcosa. Create il banco da lavoro e potete creare la vostra arma. Nel mio caso io sto utilizzando il Saiga. Avendo raggiunto il livello 10 ho sbloccato il mercato delle pulci, che sarebbe il mercato dei giocatori, dove voi potete vendere roba, armi, munizioni e altro di un certo valore, purché siano trovate in raid, agli altri giocatori. Nel mio caso io faccio così perché voglio prendermi un altro Saiga da moddare. Il Saiga è un fucile a pompa, ragazzi, e qui la balistica è, diciamo, fatta bene come le armi dovrebbero essere nella realtà. Molti sono convinti che il pompa è esattamente come è fatto su quello schifo di gioco chiamato Fallout 76. Se vi state chiedendo perché lo chiamo schifo di gioco, ragazzi, perché molti non hanno visto o passato quello che ho passato io su quel gioco solo per via dei bug, oltre che per il fatto che purtroppo più del 90% dei player che ci giocano sono persone tossiche, perché è un gioco che fa da calamita per gente tossica. È raro trovare oramai persone per bene in quel gioco. Comunque sia, i pompa hanno una gittata, come possiamo vedere dalle statistiche dell'arma, distanza effettiva di 70 metri. Però poi ovviamente questa distanza di 70 metri aumenta in base alle cartucce che noi usiamo. Se noi usiamo delle cartucce come questa che vediamo qui, 12x70 cartucce a pallettoni per fucili calibro 12. Questa è una cartuccia per la caccia che, come dicevo ragazzi, spara una rosa di pallini strutturata per colpire con facilità bersagli molto piccoli da lunghe distanze. Bersagli piccoli, ragazzi, come uccelli, conigli e animali piccoli, perché il fucile a pompa nasce come arma da caccia, per la caccia della selvaggina di piccole dimensioni. Eccellente anche per selvaggina di grandi dimensioni, come fosse sparare a un orso, un bisonte o un lupo, però in questo caso, ragazzi, è strutturata per questo. E la balistica in gioco è fatta veramente da Dio, è l'unica cosa del gioco fatta veramente bene, con le mani d'oro. L'unica cosa, tanto di cappello a quel povero coglione di Nikita, che è lo sviluppatore del gioco, che più che far rendere il gioco funzionante lo aggiunge contenuti. Però, tornando a noi ragazzi, una volta che avete comprato un'arma la potrete esaminare. In questo caso il Saiga, che è l'arma che io uso un po' di più, può sparare solo a colpo singolo, quindi semiautomatica. Sparare a raffica dipende da quanto rapidamente io vado a sfondare col dito il tasto sinistro del mouse. Poi mi dice il calibro, calibro 12G, quindi calibro 12, queste cartucce qui. Distanza effettiva a 70 metri, ma poi va ad aumentare in base alle cartucce che usiamo. Ratio di fuoco di 40 colpi per minuto, praticamente. Come ratio di fuoco, cioè, è abbastanza rapido, ma non eccessivo. Poi ci dice l'ergonomia. L'ergonomia aumenta la velocità al quale noi, premendo il tasto destro, mettiamo l'arma davanti al nostro occhio per mirare. Più è elevata, più rapidamente riusciamo a prendere la mira. Poi ci dice il livello di precisione dell'arma, che varia in base alle cartucce e alle modifiche varie. La distanza utile, quindi entro 100 metri fa danno, dopo i 100 metri colpisce, però ha perso potenza il proiettile, quindi sì, farà danno, ma farà meno di metà del danno, un quarto del danno, quindi tipo colpiamo uno nudo, non gli facciamo quasi nulla, nonostante spariamo dei pallettoni di fucile a pompa, eh. Rinculo verticale, rinculo orizzontale e velocità d'uscita. La velocità d'uscita, ragazzi, implementa ulteriormente
quanto lontano arriva il colpo per poter colpire e con che potenza. Ora, come si modifica l'arma? Come vi dicevo, una volta creato il banco da lavoro a livello 1, premiamo tasto destro sull'arma, modifica predefinito. Con modifica predefinito avremo uno zoom totale della nostra arma che potremo muovere, girare, smantellare e così via. Ricapitolando, ragazzi, il Saiga è un pompa, però è un pompa che, come vedete, assomiglia un po' dalla forma a una cappa, anche se non ne fa minimamente parte. Possiamo scegliere da qui diversi caricatori. Abbiamo i caricatori da 10 colpi, i caricatori standard da 5 colpi, anche perché i pallettoni sono grossi, più grossi di un proiettile, quindi occupano un certo spazio, perciò il caricatore da 5, e il caricatore da 20, che è il caricatore a tamburo fighissimo, allucinante, da 20 colpi. In questo caso noi mettiamo il caricatore a tamburo. Dopodiché qui possiamo vedere le statistiche che varieranno. E vediamo un pochino anche come mudare e migliorare questo Saiga. Vi chiedo scusa per i miei colpi di tosse, ragazzi. Dopodiché possiamo cambiare l'impugnatura. L'impugnatura non riduce il rinculo, però aumenta l'ergonomia. Nel nostro caso abbiamo 35 di ergonomia. Se io metto l'impugnatura standard e-smash per AK12, l'ergonomia da 35 la vedremo salire a 36, di un punto proprio. Però potremmo mettere volendo anche altre impugnature. Impugnatura standard per AK12. Ah no, è sempre la stessa. Un'altra impugnatura. Impugnatura pistola Zenith RK3AK, che l'aumenta a 42, già vedete? E così via. Con altre impugnature che aumentano e riducono un po' in base. In questo caso mettiamo questa qui e portiamo da a 42 l'ergonomia. Dopodiché, bullone. Il bullone aumenta l'ergonomia di un punto ogni volta. O lo avete o non lo avete, non cambia molto, ragazzi. Questo rende solamente di mezzo secondo più rapida la ricarica, ho notato, ma proprio di mezzo secondo. L'ho cronometrato con diversi programmini per averne la certezza e ci sono riuscito. Dopodiché possiamo cambiare il paramano, quindi la parte frontale. Abbiamo questo che è standard e poi ne abbiamo due varianti, questo e quest'altro qui. Cambia perso più poco e nulla, perché sono entrambi la stessa, cambia solo un po' il materiale del quale sono fatti. Poi possiamo mettere un'impugnatura. Nel mio caso la migliore di tutti, ragazzi, è l'impugnatura anteriore Zenith RK1 su supporto, che è un'impugnatura laterale che riduce di un bel po' il rinculo. Abbiamo 230 di rinculo verticale, che è quello che a noi interessa di più rispetto all'orizzontale. Mettendo l'impugnatura calerà da 230 a 214, quindi già un bel passo avanti. Dopodiché possiamo cambiare i vari ricevitori, le tacche di mira e così via. Nel mio caso voglio mettere io questo supporto qui, come l'ho messo nell'altro, e sopra ci andiamo a mettere un bel mirino red dot, qualcosa di simpatico. Ci andiamo a mettere questo qui. Un simpatico mirino red dot, che è la cosa buona dei red dot grossi, che hanno il punto bello grosso e che riescono, diciamo, sia sulle medie che lunghe distanze, come anche da ravvicinato, a segnare bene dove arriveranno tutti i pallettoni nel caso di un pompa. Dopodiché possiamo cambiare totalmente il calcio. Mettiamo adattatore tubo AK è compatibile, adattatore tubo e-smash, mettiamo il tubo. Il rinculo torna a salire perché non abbiamo un calcio e gli andiamo a mettere HK1, che è uno dei migliori, e riduciamo da 303 a 202 il rinculo. Dopodiché possiamo mettere laser, torce. Le torce sono utili, ragazzi, per accecare gli altri giocatori o gli scav, riducendo di diversi secondi il loro tempo di reazione. Possiamo mettere anche dei rompifiamma. Nel mio caso sono coperti perché c'è il coso, però c'è questo rompifiamma qui che da 202 porta a 109 il rinculo. O se vogliamo fare proprio i bastardi, perché il Saiga è un pompa che in base alle cartucce giuste può essere usato per cecchinare anche sulle lunghe distanze. Quindi si trasforma totalmente l'arma in base alle modifiche e alle munizioni che usiamo. E io gli potrei andare a mettere tranquillamente silenziatore hexagon. Messo il silenziatore, il rinculo, come vedete, è sceso ulteriormente. Però l'arma è silenziata, completamente silenziata. Se avete ovviamente raggiunto il livello 10, ragazzi, poi per prendere tutte le varie modifiche vi basterà fare trova i pezzi di ricambio. Qui vi segnerà quelli disponibili dai mercanti, però poi andate qui,
Nella rotellina fate i commercianti, fate qualsiasi, ok? Ed ecco che spunta fuori il flea market con la lista di tutti i vari componenti da prendere. Io prendo anche il mirino, di questa impugnatura ne prenderei due perché lo vorrei mettere anche nell'altro, costa un 30.000. Il silenziatore, che lo vorrei tanto prendere, me lo fai prendere, grazie. Il calcio già ce l'abbiamo, l'impugnatura pure, questa ne prendiamo un'altra. Il caricatore a tamburo che fa sempre comodo, almeno uno. Dovremmo essere a posto. Dopodiché, tornando indietro, qui possiamo salvare il preset, così che ogni volta che abbiamo i pezzi monterà in automatico la nostra arma. O le andremo ad applicare noi manualmente. In questo caso io toglierò il caricatore, il proiettile che c'è messo in canna, il calcio e il paramano, il freno di bocca e l'impugnatura. E andiamo a mettere noi l'impugnatura, questa qui, il bullone per la ricarica un attimo più rapida, il paramano, la grip frontale per ridurre il rinculo e reggere meglio l'arma, il calcio con già all'interno il tubo potenziato, che me lo dovrebbe far mettere, perché non me lo fai mettere? Per qualche motivo non me lo fa mettere, quindi vuol dire che questo tubo non è, come dire, adattabile sul Saiga. Non è un problema, ragazzi. Basterà semplicemente, una volta applicate già le prime modifiche, andare di nuovo in modifica predefinito, che ripartirà da capo. Mettiamo il. Vediamo quale dei due tubi è migliore. Questo riduce leggermente il rinculo, e l'altro uguali tutte e due. Vabbè, abbiamo i pezzi di ricambio. Di nuovo andiamo qui, qualsiasi. Ed ecco qui, prendiamo il tubo. Possiamo ritornare indietro e ora abbiamo il tubo adattabile per mettere il calcio e abbiamo già ridotto di parecchio il rinculo. Mettiamo il silenziatore, non abbiamo preso la cosa, noi peccato, aspettate un momento, errore mio. Non abbiamo preso, dove cavolo andava messo? Qui. Eccolo qui, questo adattatore qui. Ora che l'abbiamo applicato da qui all'arma, al solito, andiamo qui, eccolo, e lo possiamo comprare. Ritorniamo indietro, lo mettiamo, mettiamo pure il mirino e mettiamo il caricatore a tamburo. E questo Saiga è pronto, con un rinculo di 175, tutte le varie modifiche applicate e siamo più che a posto. Questo è, ragazzi, una Saiga già bello che moddato. Ovviamente dipende sempre dalle varie modifiche che voi mettete, se l'arma diventa più buona o più scadente. Poi ovviamente ogni volta che perdete roba in raid da PMC, ragazzi, se la assicurate, quindi fate tasto destro assicura, c'è possibilità che se entro la fine della partita nessun giocatore da scav o da PMC riesce a lootarvi e portare fuori dal raid quella roba, Prapor, che è il mercante col quale più di tutti si va ad assicurare la roba, possa recuperarla e riportarvela indietro dopo un tot di, dovrebbe essere 48 o 39 ore, una cosa del genere. Noi in questo caso ci troviamo questo Saiga bello che è pronto, le modifiche che io tengo, quello in più che non serve a nulla. Io vi consiglio di vendere i componenti più che altro a Mechanic, però un po' a tutti i mercanti per aumentare i rubli spesi, in modo da aumentare più facilmente poi la vostra reputazione con quel mercante durante le missioni. In questo caso non abbiamo speso neanche chissà quanti rubli, chissà quanti soldi, e siamo riusciti ad avere un bel Saiga moddato. In questo caso vi farò vedere come spara il mio, quello attuale, e basterà andare in nascondiglio, accendere la luce, aver creato il poligono di tiro, ragazzi, e andiamo a provarlo. Allora, prova l'arma. Qui abbiamo l'arma, la nostra bellissima arma, che il Saiga, come vedete, è bellissimo. E allora, prendiamo la mira e spariamo. Come vedete, ha un rinculo abbastanza incontrollabile. Però, come ripeto, colpo singolo da lontano, raffica da vicino, conviene sempre. Dopodiché, sparare in piedi si ha un certo rinculo, sparando da inginocchiati o da sdraiati il rinculo si riduce perché il nostro personaggio appoggia le braccia o riesce ad avere una posizione un po' più comoda.
Poi prima di sparare tenete premuto Alt per fermare la mira, quindi trattenere il respiro. E spariamo. Io miro alla testa tipo. E come vedete sto beccando il bersaglio da questa distanza solo in testa. Come si spara, ragazzi? Piccolo consiglio che vi do io. Di norma in gioco verrete sempre presi dalla foga del non voglio morire, oddio, l'ansia e così via. È normale. Però quando sparate, non sparate così. In questo modo così incasinato come ho fatto io spammando il tasto sinistro del mouse. Sparate in questo modo, un po' più, diciamo, sicuro e controllato. Aspettate che l'arma da un colpo all'altro si rimetta in posizione, proprio così. Si rimette in posizione, sparo. Si rimette in posizione e sparo. In questo caso anche no, perché ho finito i colpi, però. Se tenete... Non sempre riuscirete a tenere Alt premuto nella tastiera per controllare il respiro, quindi sparare così. Però questo modo di sparare, ragazzi, vi farà avere colpi più precisi e letali sui bersagli. Quando siete ravvicinati, invece, andate di mira istintiva, sparate senza mirare. In questo caso vediamo dove ho colpito il bersaglio da questa distanza. Al cuore, a un polmone, la spalla, il collo, quindi già questo colpo qui sarebbe stato letale qui, e un colpo a vuoto. Infatti molti fanno così, ragazzi, però potete mettere anche dei mirini laser per aiutarvi, cosa che io andrò a fare ora e vi faccio vedere. Allora, commercio, skier. Skier vende componenti, nel mio caso mirini laser. Io voglio fare lo sbarone, quindi ne prendo due, ne monto due sull'arma, che ovviamente io andrò anche a tenere, quindi li assicuro per non perderli. Tanto i soldi vanno e vengono su Tarkov, quindi dovete essere sempre pronti a spendere e perdere roba, ragazzi. Se dovete fare loot, non la fate tanto da PMC, ma più da scav. E ora ritorniamo nel nostro bel nascondiglio e riproviamo l'arma. Allora, ora abbiamo i mirini laser. Come vedete, accendendoli, nel mio caso ne punta due. Ciò che andrò a colpire è ciò che va da destra a sinistra dei due puntini, quindi entro i due puntini è ciò che andrò a colpire. Come vedete, esattamente al centro dei due puntini io vado a riuscire a beccare il bersaglio. Questa è una cosa che vi semplificherà molto la mira istintiva, quindi ho anche chiamata mira da fianco, quindi mirare senza prendere la mira col tasto destro. Se io prendo la mira col tasto destro e miro il muro, vedete che i due puntini sono alla destra e a sinistra dei puntini centrali del red dot. Quindi ciò che è al centro è ciò che colpirò. Proprio come in questo caso. Non è nulla di troppo complicato, ragazzi, è questione di tenere una certa fermezza, una certa tranquillità durante il gioco. Ovviamente se giocate in gruppo, ragazzi, avete più probabilità di uscire vivi da un raid rispetto a giocare da soli, però se siete bravi anche da soli potete uccidere un gruppo di 5 player senza troppa fatica o sprecando troppi proiettili. Dopodiché, altro piccolo consiglio che vi volevo dare, scegliete un'arma, ragazzi, usate sempre solo quell'arma, trovate il modo di racimolare quell'arma tramite lo scavo, comprandola dai mercanti, al flea market, in base a dove vi viene comodo. Moddatela e usate sempre solo quell'arma, così ogni volta che voi lutterete un'arma diversa, per voi quell'arma non saranno altro che soldi e non un'arma da utilizzare. Questo è un modo per racimolare soldi all'inizio. Nel mio caso c'ho poco meno di 1 milione, perché sono morto parecchie volte, perché la sfiga vuole questo, a volte su Tarkov ci sono proprio le giornate no, e quindi ho dovuto spendere tanti soldi in equipaggiamento. Ovviamente, come vedete, ragazzi, per altro piccolo consiglio, alcuni caricatori occupano 2 slot, altri ne occuperanno 3, quindi una volta usati finiranno o nello zaino o buttati a terra. I caricatori a tamburo ne occupano 4, quindi vi serve il gibernaggio giusto. Una volta arrivati al 10, nel flea market, ovviamente, ragazzi, oltre a poterci vendere voi della roba, potete andare in equipaggiamento, armature, e trovarvi tutti i tipi di armature. Tenete in considerazione sempre però, ragazzi, che alcune armature le vendono a prezzi esorbitanti. Vi basti pensare, 489.000 rubli questa armatura, che però è di livello 6, ma è composta da materiali combinati e vi dà malus del meno 42% alla velocità di corsa,
meno 21% velocità di rotazione, quindi quando voi vi girate destra e sinistra, e meno 27% velocità di ergonomia, quindi di prendere la mira. Pro è di livello 6, quindi molto buona, e 85 su 85, quindi integrità massima. Area armatura vi protegge braccio sinistro e destro, stomaco e torace. Io nel mio caso faccio la pazzia, la provo a prendere. L'ho presa, tanto per avercela, ragazzi, tanto per avercela, tanto prima o poi la utilizzerò e la perderò come ogni cosa su Tarkov. Anche i pro gaming, ragazzi, che vanno con attrezzature di solo arma, armatura, modifiche, proiettili, caricatori, cazzi e mazzi vari, risopatate e cozze di miliardi. A ogni due partite la terza la perdono, sempre. Perché essere troppo spavaldi in questo gioco non ripaga, anzi punisce. Essere troppo frettolosi punisce. Essere troppo, come dire, ragazzi, tossici, quindi che ne so, vi camperate da qualche parte, non ripaga, ragazzi. Può ripagare per una partita o due, ma già alla terza morite. Morite male, ucciso voi da qualcuno che vi ha camperato prima, o da qualcuno che sa bene dove voi vi potreste essere messi e vi lancia granate su granate e vi sciotta. Quindi occhio, perché non è proprio consigliato, diciamo. Ora, io un attimo devo fare questa piccola modifica all'arma. Questo ha 118 di rinculo, questo 176. Ok. Vabbè, io c'avevo questa impugnatura qui, ergonomia più 13. Ergonomia più 7, appunto, che cambio per aumentare l'ergonomia nel mio fucile. E sono a posto. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video intanto finora vi possa essere stato utile. Se vi è stato utile, ovviamente lasciate un mi piace e magari un commento. Vi ricordo di condividere come al solito i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere e poterci ulteriormente migliorare. E di unirvi a noi, ragazzi, nel nostro Discord per giocare insieme a tanti giochi diversi. Detto questo, ragazzi, da Valfer Games è tutto. Alla prossima!